Ehi, lì vicino. E non lo vai a prelevare. Casa piccante. Mi serve. Bene, ora preleva il tuo cliente. Centrale, prelievo eseguito. Ora fai cadere quell'auto in un burrone, schiantala contro un palazzo, fai un po' tu. Deve solo esplodere e sembrare un incidente. Ci hai messo parecchio. Se arrivo... Sargento, tutto sistemato. Molto bene, Rico. Era proprio Gentaglia. Accademia Wanai. Ho trovato due aree segnate come centri di rieducazione. Te le indico. È un inizio. Li porto all'ingresso della struttura. Prepara l'evacuazione. Dovete farlo! Ehi, sveglia Charlie e digli di scrivere nuove pagine sui ranocchi. Ehi, ma guardati, che fusto! Garland King, sai già chi sono. No, ma dicono che puoi aiutare l'armata del... Non ci pensare adesso. Vieni, seguimi. Rico, eh? Mi piace tutto di te.
nemico! Via, gente, muoviamoci! Niente male. Ok, ci vediamo al solito posto! Beh, Rico, ora sei la mia star e la mia guardia del corpo. Ehi, non ho firmato niente. Ho un sacco di attrezzatura costosa in questo furgone, perciò vedi che non lo sfascino. Ok. Sono venuta qui a girare il mio nuovo film, il mio capolavoro. Sì! È un paradiso, ma ovunque vai chiedono permessi, 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 e te li danno solo se sei della Espinosa Telecom. E io ovviamente non lo sono. Hanno blindato questo posto come una prigione di massima sicurezza. Adoro Solis. Sempre roba in mezzo alla strada. Sposta! Se solo avessi con me un direttore della fotografia. Sei fantastico. Tu per lavoro fai esplodere cose. Tutti gli altri fingono e lasciano che siano gli effetti speciali a fare il resto. Ma noi no, Rico. Noi siamo anime gemelle. Fidati di me, bello mio. Questo film ti trasformerà in una star. Solis ti adorerà. Ti adorerà il mondo intero. Dove stiamo andando? Io vado sull'altro set. Tu insceni la mia morte. Ci siamo appena incontrati e già devo inscenare la tua morte. Comportati da amico, amico. Per oggi abbiamo quasi finito. Nessun altro contatto. Allerta! Prendi il mio furgone! Attira l'attenzione della mano nera! Dannazione! Mi sa che mi conviene trovare un avamposto della mano nera. Portali via e distruggi il furgone! Deve sembrare che io sia morta in un'esplosione enorme! L'ho sempre sognato, del resto! È uno scherzo! Non scherzerei mai sulla mia morte! Rottamiamo questo furgone, immagino. Tutte le unità della mano nera, state in attesa. Quindi posso tenermi... Ascoltami, tesoro. So che sei un uomo impegnato. Basta.